È notizia di oggi del rinvio a giudizio di Fede, di Lele Mora e di Nicole Minetti per induzione e favoreggiamento della prostituzione anche minorile per il caso Ruby. Quel che chiedo molto spesso ai giornalisti che ho il piacere di intervistare è se in un paese come il nostro è giusto, riguardo agli scandali sessuali che hanno visto coinvolto anche il Presidente del Consiglio, che ci sia una distinzione tra vita pubblica o vita privata, come viene invocato molto spesso, oppure un uomo che riveste cariche pubbliche deve sapere che la sua vita privata diventa automaticamente di dominio pubblico? Questo, a mio giudizio, non mi sembra molto rilevante. Quello che è rilevante nel nostro paese è capire se c'è una distinzione tra le persone che detengono un potere e i cittadini normali riguardo ad alcune ipotesi di reato. Io ricordo ad esempio sul tema della prostituzione che il centrodestra, il PDL, ha più volte presentato disegni di legge per inasprire le pene e per trasformare in un reato lo sfruttamento della prostituzione e lo stesso fatto di andare con le prostitute. Dopodiché il punto in questa come in altre vicende giudiziarie è se c'è l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Molto spesso viene invocato in questi casi, si riflette proprio sul perché nel nostro paese sembra così difficile far passare il messaggio che appunto tutti i cittadini devono essere uguali di fronte alla legge, perché molto spesso si passa anche per giustizialisti quando si ricorda questo principio. Secondo lei perché è un messaggio che ancora non riesce a passare nell'immaginario collettivo o comunque in buona parte? Perché noi siamo ancora sempre fermi nel guado della transizione dopo la Prima Repubblica. La Prima Repubblica si è caratterizzata per una costante tutela delle classi dirigenti rispetto a tutto ciò che rappresentava un'insidia giudiziaria nei confronti dei loro affari e delle loro pratiche. Con Tangentopoli si è creata la grande illusione che questo tipo di problema lo potesse risolvere la magistratura. In realtà purtroppo questo problema, il problema della moralizzazione della vita pubblica del paese, non lo può risolvere la magistratura, ma lo deve risolvere una nuova classe dirigente che ad esempio abbia il coraggio di mandare in porto una seria legge anticorruzione che interdica per sempre i pubblici uffici e le cariche elettive a chiunque viene condannato per reati contro la pubblica amministrazione. Ad esempio serve una profonda ristrutturazione del codice di quello che è il reato di concussione, che tutta Europa ha elaborato in altre maniere, che tutta Europa ha modificato per venire incontro a quelle che sono le esigenze attuali di trasparenza e di moralità della pubblica amministrazione, che solo da noi è rimasto con una configurazione antica che lega la concussione soltanto al passaggio di denaro, mentre invece in tutta Europa esiste un reato di traffico di influenze, cioè lo scambio di favori è perseguito come un reato. Questo purtroppo è un'operazione di cui si può fare carico soltanto una nuova classe dirigente politica. Una nuova classe dirigente politica che abbia il coraggio anche di mettere mano finalmente anche al conflitto di interessi? Sicuramente questo è un altro tema che è emerso con prepotenza, perché il conflitto di interesse finché è stato gestito con un limite, con una sorta di automoderazione, e questo è successo oggettivamente per un certo numero di anni anche da parte di Silvio Berlusconi, è una cosa. Il conflitto di interesse, per come lo vediamo adesso, governato senza più alcuna moderazione, anzi direi con una palese sfacciataggine in alcune prese di posizione, in alcune decisioni, in alcuni interventi. Io ricordo la famosa telefonata su "non si fa così neanche nello Zimbabwe", ecco, quella frase è il simbolo di quello che è diventato oggi il conflitto di interessi in Italia ed è necessario regolamentarlo diversamente. Senta, un suo giudizio sulla gestione della RAI che si è appena conclusa con la guida di Mauro Masi? Ma la gestione della RAI, insomma, non è necessario che io dia un giudizio negativo, è stata una gestione strabica. Io credo che soprattutto in ordine a quello che vediamo quotidianamente nel TG1 sia una gestione che non fa onore alla tradizione del nostro servizio pubblico, che è stato sempre in qualche modo permeato dai temi dei partiti, sempre magari lottizzato, però che ha sempre mantenuto un livello di decenza che adesso si è completamente perduto. È uscito recentemente la classifica di Freedom House sulla libertà di stampa e il nostro paese dal 73° posto è sceso al 75°. Secondo lei è giusto che un paese, per potersi dire sano,
possa avere anche un'informazione sana, un'informazione che finalmente sia scevra da logiche di partito, da logiche di interesse. Ma è esattamente viceversa, un paese è sano quando ha un'informazione sana, perché vede in democrazia i cittadini per poter votare correttamente, per poter fare correttamente le loro scelte democratiche, hanno bisogno di essere informati correttamente. Non a caso uno degli aspetti salienti dei regimi totalitari è il bavaglio alla stampa. La prima cosa che i regimi autoritari mettono sotto controllo è la rete, YouTube, internet, e di conseguenza il rapporto di dipendenza è esattamente il contrario. Senza un'informazione sana produce una democrazia sana. Una democrazia, quando una democrazia si ammala, generalmente è una grande responsabilità, ce l'ha il fatto che non c'è una informazione sana, equilibrata, plurale, con possibilità per tutti. C'è una vecchia frase di Ezra Pound che a me è sempre piaciuta, la democrazia, la libertà di opinione è inutile se non puoi parlare alla radio. Se tu non puoi parlare alla radio, è inutile dire appunto che sei in democrazia. Democrazia è dove si parla liberamente alla radio, non soltanto sui blog, insomma, la radio è intesa come metafora appunto di quella che è la grande comunicazione pubblica. Certo, un'informazione che riesca anche a sottolineare il fatto che i responsabili, il gruppo dei responsabili aveva sempre promesso che non voleva poltrone, e adesso abbiamo la nomina di 9 sottosegretari e ne arriveranno presto altri 10. Ma quello, vedi, è un aspetto, secondo me, sì, è il grottesco della sceneggiata quotidiana italiana. E quello che è sorprendente, noi abbiamo visto pratiche di questo genere anche nel corso della Prima Repubblica, dove che cosa succedeva? C'era un gruppo interno, magari una corrente democristiana, che improvvisamente alzava la cresta, rivendicava più spazi nei governi, si facevano grandi riunioni, si facevano poi i rimpasti, i governi bis, eccetera. Quello che da un'ottica di destra io posso dire tutto questo, che il berlusconismo, lo strappo, la rupture di Berlusconi nel 94 era per chiudere queste pratiche, per farla finita con la Prima Repubblica, mentre invece il berlusconismo sta finendo, sta esaurendosi in pratiche che ricordano molto da vicino il tirare a campare al stile Giulio Andreotti. Crede quindi che si riuscirà prima o poi, si spera, diciamo, ad andare oltre il berlusconismo e andare oltre Berlusconi, a questa mentalità che sembra aver contaminato gran parte della storia italiana degli ultimi 15 anni? Ma io credo che, diciamo, noi siamo alla fine di un ciclo e sicuramente sono convinta che l'inizio del prossimo ciclo non sarà rose e fiori. Qua serve una grande opera di ricostruzione democratica, di ricostruzione dei principi della dignità stessa della nostra società politica. Oggi la politica è disprezzata, è ritenuta qualcosa non solo di inutile ma di dannoso dalla maggioranza dei cittadini, mentre io credo che la politica è il suo dato che può costruire appunto una società democratica e la soluzione dei problemi dei cittadini e il governo dell'interesse nazionale. Quindi la fase di ricostruzione che ci aspetta sarà sicuramente complicata. Quello che mi incoraggia è che io vedo emergere il paese in tante circostanze, guarda, dal corteo per la Costituzione fino al 1° maggio, fino a ieri all'episodio dei ragazzi che hanno cantato l'inno nazionale a Umberto Bossi spontaneamente così per la strada, vedo emergere una sorta di nuovo patriottismo nelle nuove generazioni che mi piace molto, che è un segnale di vitalità, è un segnale positivo che ci aiuta a sperare. Con questo vento che sta cambiando, il FLI, secondo lei, è pronto a prendere in mano il futuro di questo paese? Ma il Futuro e Libertà ha fatto una scelta drastica e una scelta che io giudico coraggiosa, perché in un'epoca in cui, in una fase politica in cui sarebbe stato sicuramente più comodo accucciarsi, aspettare, ecco, che gli eventi seguissero il loro corso, Futuro e Libertà invece ha detto no, non scegliamo la soluzione più comoda, scegliamo quella che è più giusta per gli italiani e nella prospettiva del medio periodo più producente appunto per aprire una nuova stagione politica in Italia. È ovvio che io ci creda, perché se no non sarei dentro questa avventura, sarei rimasta col PDL magari appunto a spartirmi una di queste poltrone che si moltiplicano e che adesso saranno ulteriormente moltiplicate da un disegno di legge che tende appunto ad allargare ulteriormente la compagine governativa. Senta, un'ultima domanda, più che altro una riflessione: in un paese dove ci si gira da una parte e si vedono tagli alla scuola, ci si gira dall'altra e si vedono tagli alla cultura, tagli all'istruzione, comunque tagli a tutti i settori che dovrebbero dare il rilancio alle giovani generazioni come quella che rappresento, secondo lei che futuro si può immaginare un paese così? Guarda, noi siamo, la vostra è la prima generazione che ha una concreta aspettativa, ma quasi direi una certezza, di vivere peggio di quella che l'ha preceduta.
Nella normalità qualunque genitore lavora, si dà da fare, fatica, eccetera, perché immagina che i propri figli staranno meglio, perché vuole costruire un futuro migliore. Il vero effetto depressivo oggi nella società italiana è dato dal fatto che oggi i genitori lavorano, si danno da fare, si arrabattano con la certezza che per bene che gli vada i loro figli staranno un po' peggio di loro, va bene? Ma se gli va male saranno molto peggio di loro. E il vero tema dei tagli riguardo a tutto ciò è il fatto che un paese civile, che un paese normale, un paese europeo, sceglie dove tagliare. In Italia si è perseguita una politica di tagli lineari per cui bisognava abbassare le spese del 10%, si è tolto il 10% a tutti perché non si è avuto il coraggio di fare delle scelte, mentre invece a mio giudizio una politica seria avrebbe dovuto salvaguardare e addirittura incrementare gli investimenti su tutto ciò che porta al futuro, quindi i giovani, l'ambiente, la ricerca, e magari sacrificare maggiormente tutto ciò che è invece il regno dello spreco e tutto ciò che è improduttivo sotto il profilo appunto delle prospettive future dell'Italia. E purtroppo, e questo è stato uno degli argomenti polemici più forti che hanno portato allo strappo di Futuro Libertà.